Siamo un'azione che abbiamo intrapreso proprio per parlare di cose semplici. È chiaro che un furto degli animali per qualcuno può sembrare una banalità, per noi è una cosa importante perché racimolare un po' di soldi per Antonio e Francesco è importante per il territorio, per dire loro che anche noi ci siamo, perché vada bene questa raccolta di soldi per ricomprare almeno una parte di quello che è stato derubato. In poche parole, per fare il territorio, noi dobbiamo cercare di fare cose semplici per creare la comunità, che in tutta Italia, soprattutto nel Cilento, non esiste più. Un furto del genere, che significato ha in un territorio, Presidente? Quale messaggio, ecco, vogliamo lanciare in questo momento? Ricostruire la comunità che in questi anni è stata completamente distrutta da tanta gente, da tanti politici che non sanno fare il proprio mestiere, lo fanno per interessi personali, invece noi che non facciamo politica siamo per il territorio, per la gente che neanche conosciamo, perché noi Francesco e Antonio non sappiamo mai come siano fatti. Quindi cercare di ritornare al passato, quello che è stata la nostra storia e che è fatta è stata soprattutto di solidarietà. Quindi non significa comprare quattro capre, ma significa solidarietà a gente che ha bisogno in questo momento. Ecco, a proposito di politica, lei sicuramente sta seguendo tutto questo discorso, dibattito che c'è intorno a questo momento preelettorale. Mi riferisco alle elezioni regionali, ma anche a questo momento di rinnovamento dei vertici del parco. Ecco, la politica non riesce a dare risposte in questo momento. Ma mi scusi, ma che risposta deve dare? Se dopo 55 mesi ancora risulta Giovanni Vassallo Presidente della Comunità del Parco, che cosa vi voglio aspettare da questa politica? Nulla. C'è gente che si prostituirebbe per candidarsi alle elezioni regionali o al parco, ma non ha capito che la politica è fatta per dare delle risposte alla gente. Sì. Che cosa le dicono i cittadini? Le rivolgono, ecco, le esternano le proprie sofferenze, Presidente, in questo momento sul territorio cilentano? Ma i cittadini, forse qualcuno non riesce a capire che i cittadini sono sull'orlo proprio di una crisi esistenziale. Ma voi avete fatto il calcolo di quanti suicidi ci sono stati negli ultimi anni nel Cilento? Vi siete fatti il calcolo della povertà sociale che si è creata negli ultimi 15 anni? Vi siete fatti il calcolo di quanti furti sono aumentati in questi ultimi 2 anni? Che risposta dobbiamo dare a questa gente? La politica, siccome non è capace, cerchiamo tutti insieme, la gente per bene, la gente onesta, di aiutare gli altri. Ecco, non significa comprare quattro capre, significa dare un messaggio di solidarietà dove tutti quanti mettessero le mani in tasca e cacciassero 10 euro per questi due cristiani. Così si ricostruisce la comunità, e non perché uno è di Piaggina, un altro è di Palinuro o un altro è di Centola. Qua bisogna ricominciare da zero. Mi perdoni solo questa domanda, per voi che significato ha il rientro del brasiliano in Italia? Sappiamo che è l'unico indagato per la morte del sindaco Vassallo. Come ho detto, nuovo per noi è un nuovo inizio. Perché il brasiliano di sicuro sa tante cose che noi non sappiamo e soprattutto deve colmare quel vuoto che c'è stato tra l'uccisione di Angelo e il suo ritrovamento. Non è mai possibile che in 5-6 ore nessuno ha saputo nulla, nessuno ha intuito nulla, nessuno ha sentito nulla. Quindi bisogna che questi parli e che la magistratura sia capace di farlo parlare.